che parlano di questo. Con questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere. È chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno, ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale. Oggi inizia una fase, anzi si dà inizio da quest'oggi e per i prossimi anni è una fase dove recupereremo inserendo nel circuito della nostra sanità decine di medici ogni anno che ci consentiranno di recuperare quel rapporto col territorio e ci consentiranno di dare le risposte ai servizi. Occorreranno tempi molto lunghi perché, ripeto, da qui ai prossimi mesi si tratta di medici specializzandi, ma cerchiamo di recuperare una programmazione che sotto questo punto di vista è stata carente. È uno sforzo che noi stiamo cercando di fare, mettendo in campo anche una revisione dei bilanci delle nostre aziende, perché vogliamo recuperare risorse ottimizzandole senza andare a pesare sui cittadini, ma cercando di recuperare laddove riteniamo che possa essere recuperato una percentuale da investire sul personale, da investire sulle tecnologie, da investire sui servizi. Riteniamo che questo sia l'approccio giusto e l'approccio che potrà portare nei prossimi anni risultati evidenti.